Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente ritorno dopo mesi e mesi e mesi di assenza, ma in questo video vi spiego perché. Qualcuno di voi mi ha scritto anche su YouTube in privato e anche su Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram andate subito a seguirmi, fatelo subito, sempre Reali Creation, su Instagram vi lascio giù i contatti nell'info box. Qualcuno di voi mi ha scritto che fine avevo fatto e ho dato delle risposte un pochino vaghe perché appunto volevo approfittare di un video per spiegarvi tutto qua. È da maggio che non faccio un video. L'ultimo video che avete visto è quello in cui appunto sistemavo il giardino e sistemavo un pochino casa e dopodiché mi sono bloccata. Non ci giriamo tanto perché sto già divagando, anche perché il titolo del video sicuramente avrà già svelato il segreto. Io e Fabio aspettiamo un bambino e quindi questo è il motivo principale per cui non ho fatto video. Sono stata malissima praticamente con nausea e vomiti, però ve lo spiegherò dopo. E adesso che siamo più o meno a metà gravidanza, spero di stare un pochino meglio, soprattutto per il fatto che fa meno caldo e quindi forse posso riuscire a combinare qualcosina. Avevo girato qualcosa perché nel frattempo ho comprato delle cose dall'IKEA, insomma ho fatto un primo di acquisti, però la mia faccia era impresentabile, quindi di solito, voglio dire, ho fatto dei video, ho fatto delle riprese nelle quali si vedevano solamente gli oggetti e poi in realtà i video assolutamente non mi piacevano. Poi ho continuato a lavorare, quindi di conseguenza comunque era impossibile gestire i video, le nausee, i vomiti e il lavoro, quindi ho dovuto un pochino bloccarmi e assentarmi da YouTube. Adesso sto decisamente meglio, almeno si spera che sia così, e spero appunto di riuscire a registrare quanti più video possibili, anche perché so che vi può interessare, anzi fatemi sapere giù nei commenti se vi possono interessare dei video dedicati alla gravidanza e a quello che sto appunto sistemando e preparando per l'arrivo del pargoletto. Quindi niente, vi racconto quello che è successo brevemente e vi racconto un pochino questi mesi come si sono svolti. Ho scoperto di essere incinta praticamente subito dopo aver fatto il video di maggio, a fine maggio. Ho fatto il test il primo giorno addirittura, quando invece bisogna aspettare qualche giorno, però non ce la facevo, anche perché mi sentivo che c'era qualcosa nell'aria che mi diceva prova e vedi che secondo me c'è qualcosa di nuovo, perché ero stata male i giorni precedenti, quindi comunque un pochino mi sentivo che c'era qualcosa che non andava, che era diverso dai dolori normali del ciclo. Quindi ho fatto il test, ho scoperto subito di essere incinta, ne ho fatti due per essere sicura, così ero veramente sicura che tutto fosse a posto, proprio abbiamo fatto un'analisi, tutte quante le visite insomma iniziali, e abbiamo avuto la certezza che insomma aspettavamo un bambino. Ovviamente Fabio l'ha presa benissimo, anche perché non è inaspettato, lo stavamo cercando, quindi siamo contentissimi di questa nuova avventura che ci aspetta. E la cosa che mi ha portato anche lontano insomma dai video e anche un pochino da Instagram è il fatto che mi sono poi confrontata anche con altre mamme qui su YouTube, con altri video che ho visto da loro durante l'analisi iniziale del primo trimestre, durante la traslucenza nucale che si fa per capire se ci possono essere delle malattie genetiche. I valori sono usciti un pochino alti, non nella norma praticamente, e quindi abbiamo passato un'estate, diciamo, un pochino dalle 2 alle 3 settimane di agosto veramente colpa di buon animo, e non abbiamo vissuto la gravidanza in maniera gioiosa come in realtà dovrebbe essere. Vuoi perché comunque io avevo un po' di paura all'inizio legata proprio alla gravidanza, vuoi perché non sono stata bene, vuoi perché abbiamo avuto questo problema che ci ha portato poi a fare degli accertamenti particolari. Ho dovuto affrontare la villocenza, si sa che parecchie mamme l'hanno affrontata, quindi di conseguenza diciamo che non è stato un evento di gravidanza proprio idilliaco con i fiorellini come si vede nei film. E in realtà poi abbiamo scoperto dopo, diciamo, quasi un mese, 3 settimane dalla villocentesi, che grazie a Dio non c'è nulla dal punto di vista genetico, quindi il bambino è sano, non ha la sindrome di Down, non ha neanche altri sindromi particolari. Bisogna solamente controllare e capire con altre analisi come mai questi valori sono usciti un pochino alti, quindi stiamo monitorando comunque la situazione man mano con i mesi che avanzano. A breve farò anche la morfologica, quindi sapremo altri insomma dettagli della gravidanza. Facendo la villocentesi sul sesso, in realtà l'ho saputo perché col coronavirus Fabio non può entrare da nessuna parte se non dal ginecologo, che non andiamo privatamente.
Quindi tutte le visite che faccio in ospedale o privatamente che non sia dal mio ginecologo, purtroppo mio marito non può entrare. Ed è una cosa che ritengo veramente oscena, visto che da altre parti fanno quello che vogliono, discoteche, pub e cose varie, vabbè, lasciamo perdere. Perso il momento in cui ho scoperto il sesso, nel senso che durante la trasfusenza la dottoressa mi ha detto subito che cos'era, anche se vedevo già, me lo sentivo, io e le mie amiche tutte quante già sentivamo cosa fosse, già avevamo un pochino capito cos'era, me lo sentivo proprio nel cuore che è il sesso, insomma, del bambino. La ginecologa mi ha detto così precisamente: guarda che è puntini puntini. E quindi Fabio, diciamo che questo particolare se l'è perso. Il ginecologo me l'ha, diciamo, confermato al 90% il sesso. Abbiamo aspettato poi la villocentesi per, appunto, con l'analisi di cromosomica e avere la certezza che è, rullo di tamburi, un maschietto! È un maschietto, e volevo dirvelo anche in questo video, senza aspettare altri video, perché già, voglio dire, siamo in grande ritardo sulla gravidanza. Anche perché su Instagram, sul mio Instagram privato e su Facebook comunque avevo già messo la foto del sesso, quindi comunque è inutile fare un altro video a parte. E quindi niente, un maschietto, io sapevo già dall'inizio, ne sentivo che era un maschietto, e anche tutte quante le mie amiche, i miei genitori, più o meno, anzi i miei e mia suocera avrebbe voluto una femminuccia, però l'importante, appunto, dopo tutto quello che abbiamo passato, l'importante è che la gravidanza prosegua bene e che vada bene tutto e che sia, il bambino sia sano. Nei prossimi giorni, se volete, vi dico anche il nome, che abbiamo già deciso, e man mano poi vi svelo il nome, insomma vi dico tutte quante le cosine che stiamo sistemando per il cucciolo. E io, appunto, sono a metà gravidanza, quindi spero che ormai le nausea e i vomiti che ho avuto praticamente perennemente mi passino, perché veramente sono stata malissimo, sempre a letto coricata, fino a quando, grazie alla scienza, e il mio ginecologo mi ha consigliato delle pastiglie da prendere per la nausea e per il vomito, che mi hanno più o meno aiutata a stare meglio, anche perché capite bene che lavoravo insieme ai vomiti e nausea, e facendo lavoro, appunto, al telefono, perché sono un assistente di call center, capite bene che parlavo e vomitavo, cioè non era proprio bellissima la situazione. E adesso sono a casa, sono più libera, e quindi di conseguenza spero di avere anche più tempo da dedicare a voi, al canale, perché veramente l'ho trascurato, anche perché mi piace poi condividere con voi questa esperienza nuova che ci riserva la vita, e soprattutto mi piacerebbe, appunto, conservare come ricordo questo periodo che fino adesso, appunto, ho vissuto in maniera negativa, e che da questo momento in poi voglio godermi veramente, veramente come dovrebbe essere. E quindi voglio essere felice e godermi questi ultimi mesi in tutta serenità, anche con mio marito, che, appunto, non è stato fino adesso. Ho già comprato qualcosina, ho già fatto shopping. Quando ho avuto la conferma che la videocentesi era andata bene e che praticamente era maschietto, ho iniziato a fare shopping. Mi sono anche un pochino trattenuta, perché c'erano i saldi e in realtà erano tutte altre cose estive, e siccome il bambino nascerà a fine gennaio, febbraio più o meno, cose invernali ancora non ce n'erano, quindi adesso sto iniziando a vedere un pochino quello che devo comprare, anche perché non sono molto sicura delle taglie, quindi devo iniziare a capire come funziona la situazione. Sto a pensare anche alla cameretta, che sapete, insomma, come la mia casa, sarà nello studio. Se non sapete come la mia casa, vi lascio il link qui nel pallino. Il mio studio, che adesso vedete alle mie spalle, si sta trasformando, quindi non vi mostro quello che c'è alle spalle, perché c'è veramente un disastro, perché qui andrà l'armadio grande, quello che avevo in camera da letto, e di là poi modificherò, insomma, un po' le cose. Ovviamente vi terrò sempre aggiornati su quello che stiamo facendo con la nuova cameretta. Io vi saluto, spero di non avervi deluso per avervi tenuto un pochino all'oscuro di questa mia novità, ma, appunto, vi ho spiegato come mai. E io aspetto tantissimi consigli e commenti sotto qui dalle mamme, ne ho veramente bisogno, ne abbiamo bisogno, perché non solo devo iniziare. Ieri sono andata a vedere, per esempio, il trio, a dare un'occhiata, e me ne sono scappata perché ce ne erano talmente tanti che ho detto: oh mio Dio, non ce l'avrò mai. Però tipo amaravati cicocco per capire cosa è che devo scegliere, e quindi tutti i consigli che, appunto, mi potete dare sono ben accetti. E io vi saluto, vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!